volevo chiedere un'ultima cosa. Consapevolezza di sé, corpo teatro, cioè, viene inficiata dalle passioni irrazionali, cioè incontrollate magari ti inducono. Cioè. E certo, ma il gioco è imparare a controllarle. Cioè, ma neanche puoi controllare da un senso di padronato. Non è questione di controllare le pressioni e neanche di guidarle. Esprimere. Di saperle ascoltare, anche lì è una questione di ascolto. Le dipendenze invece? Le dipendenze dalle droghe? Ma da qualsiasi, da un amore, dalle droghe, da una relazione, dal lavoro, che le dipendenze comunque sono peggio di una droga, no? Alcune volte. Sì, e allora? Quelle ti deviano. Eh beh sì. Però cavolo, siamo fatti di dipendenze. Sì, ma osservale. Osservale, c'è un guru indiano che è stato zitto tutta la vita, eppure è stato un grande maestro spirituale, ha detto pochissime cose. La cosa fondamentale che ha detto è una domanda sola che vi dovete fare, quella domanda, rispondete a quella domanda. Cosa è io? Non chi sono io. Tu chiediti cosa è io? Te lo chiedi nel momento della dipendenza. E io mi rispondo, sono questo piacere qua. Nel momento della dipendenza della sigaretta mi rispondo, sono questo piacere della sigaretta. No, sono, non sei. Cioè, cosa è io? Cos'è io? Devi uscire dall'identificazione con te e riflettere, cioè piegarti su te stessa e guardare cosa è io quando ami, cosa è io? Noi siamo abituati a pensare in un modo banale, presuntuoso. Io amo. Perché io che? No, questo sono d'accordissimo. Io che? Amo. Che vuol dire amo? Boh. Amo. Odio. Come si ammazza. Odio. Dipendo, desidero. Un sacco di cose. No, non devi rispondere. È comodo. No, ok. No, ma infatti ci sono lì che ci penso, ci rifletto, ok. Cosa è? Quali sono le componenti di questa cosa che si chiama io? Sì, ma sono miliardi, milioni. No, qui e ora. Sì, anche. Qui ora ti posso dire una cosa, fra un minuto e quello è io, appunto. Cosa è io? Queste sensazioni. Non si può rispondere. Appunto, queste sensazioni che cazzo per rispondere. Però puoi far funzionare il pensiero in base a questa cosa. E ridimensioni tutto. Ma anche gli altri dovrebbero farlo, perché se lo fai solo tu sei rovinato. Può essere. Sicuramente. Interessante. Cioè, gli altri non lo fanno. Ma anche no. È un casino però quando si è sempre in una relazione con gli altri. Se levi quella. No, se levi quella. Non c'è anche la domanda. Non c'è anche la domanda. Quindi il teatro è una scusa. No, per tutto il resto. È un modo di vivere più intensamente. Sì. È un'intensificazione della vita. Corso. Nel bene e nel male. Se però ti insegna delle cose. Ma c'è una realtà intensificata, accelerata. Posso, se vogliamo concludere, che ulteriore domanda potremmo farci per continuare la ricerca? Farci. Ti posso rispondere soltanto in un modo molto meschino. Di che cosa avrei voglia alla mia età? Perché so di essere alla fine di un percorso. Avrei voglia di saper studiare nel poco tempo che mi resta, di saper cosa studiare. E invece sento di essere sempre in uno stato d'ansia, di avere desiderio continuo di sapere e di non sapere bene. Perché le cose da studiare sono troppe. Certo, bisogna accettare.
Non è facile, non ci riesco. Beh, devo dire che condivido in una maniera assoluta questa situazione di ansia. Che cosa studiare? Ma invece, partire dal fatto del tempo che resta. No, ma solo studiare, perché, un'ansia o... studiare alla fine del nostro discorso di stasera non è... Ah no, che? Okay. Mettersi a tavolino. E trovare, trovare l'ultimo luogo in cui vivere la propria vita, le ultime persone con cui condividerla. Questo problema, in forma apparentemente diversa, si pone a ogni età. Solo che quando si è più giovani ci si dimentica di stare invecchiando. Tu hai un'infinità di tempo davanti a te, o credi di averla? L'infinità non ce l'ha nessuno. Un sacco di tempo, dai. Noi no. Comunque non si può dire. Noi no. Non si può dire in qualsiasi. Sì, uguale. Certo, nessuno può dire. Il tempo è uguale di tutti. Quando arriva il momento, ma... Senti che ti mancano tante cose...